Ah, di Cirie. C'è ancora il figlio che è un asino. Ecco qua ragazzi, appassionati qua di vecchi camion. Vieni qua Alberto, dai, spiegami questo 643 allora. Anche questo pezzi di ricambio. Intanto vedo che come allestimento è dotato di un No, sta lì solo appoggiato. Ah, solo appoggiato, per no, cui senta, questa qui è una vecchia scala che si usava col verricello che ah, tu l'hai appoggiata, ok, ormai allora. Non è più a norma. Ok, lì appoggiato. Su che mezzo era questo? No, era alle ruote. Ah, le ruote. Era carrellata. Ah, ho capito. La trainavano dietro ai furgoni e così via, si usava per fare gli interventi quando non c'erano i cestelli, le piattaforme e così via. Ecco qua ragazzi, siamo su un 640. Ah sì, guarda, infatti la vediamo bene. Le ruote lì e là dietro. Ah ecco, adesso sì che. Anche questo qui è un pezzo, questo quale qui avrà minimo 50 anni, ne forse di più. Ah, giudicato dal cerchione? Forse sì. Di più, forse di più. Questa qua l'avevo ritirata. Questo era un pezzo in dotazione di vigile del fuoco? No, questo qua era in un parafanghi di ferro. Ho capito. Ah, eccola qua, c'è. Dovremmo Ecco qua un 643 che Alberto mi dicevi che era, cioè diciamo meccanicamente era buono, ecco, no? Qui è arrivato qui in moto. Ecco qua, è arrivato qua in moto. Di una ditta qui a una decina di chilometri, io l'ho recuperato. Purtroppo questo qua quando l'ho preso io l'avevano già, avevano già versato le targhe. Ah, ho capito. La calandra l'hai recuperata a te? Io sì, la calandra ce l'ho io. Però si vede ancora qualcosa dell'impronta della targa, davanti. Sì, ma io ho poi della dimensione. Sì. No, ecco qua ragazzi, guardate qua, traccia di specchietto originale, manca il vetro, però insomma ci sarebbe. Quello è l'origine, bravo, quello è l'originale, questo è già stato preso. Sì, quello infatti, ho detto, quello è l'originale, per le cui dentro per la che insomma specchietti originali non si trovano più, Attenzione, guardate un po'. Guardate un po' questa rifinitura. Anche questa insomma non è che la troviamo spesso sul camion. Per cui ecco qua, saluto Alberto di Avigliana, che purtroppo. Attenzione a api, attenzione! Ecco qua. Insomma l'avevi preso al tempo per donatore, insomma qua i badali non sapevano cosa fare, ecco qua. Tu Alberto, ma poi alla fine qual è il tuo camion preferito? Ti ho chiesto anche prima. 682? Diciamo che sono affezionato al 42. Io, ah, 42. Perché l'ho usato per anni. Infatti anni. 42, se quel cambio quello che ho io, se che uno può crederci o meno, ma aveva tra, perché quello che ho io è doppia trazione, agganciamento, una balanata, così via. Comunque con tutte le cose che ha, ha una portata di una ventina di quintali, perché tutto quello che aveva sopra, io ho caricato un impianto di betonaggio di asfalto qui a 20 km, ho caricato pesati, provate a dire quanti quintali di catrame, un cambio che è uguale più o meno a quello là, ah. 108 quintali di catrame, solo il materiale, solo di materiale, Madonna. E sono andato fino in Valle di Lazzo. Adesso saresti un fuorilegge? Ah, direi. Giusto. Saresti un fuorilegge adesso, vero? Anche allora. Anche allora. Anche allora. Ecco qua. Il motore qua, vi faccio vedere, c'è. Lì c'è tutto. Ecco qua. Così l'abbiamo visto anche questo. Ecco qua. Buon Alberto qua. Pezzi di ricambio anche questo. C'è 43. Io quello che ho preso. Lo faccio vedere qua da lontano qua, il buon Alberto. Quindicenni di oggi si resta anche da ferro. Ecco qua, questo c'è 43. Donatori di pezzi. Dai, insomma, qualcosa, le rifiniture, la portiera, insomma, si possono salvare. Ecco qua, abbiamo la scocca ormai di una Fiat 500, quello che rimane. Questa non so se è il suo colore originale, questo giallo positano. Anche questa abbastanza spolpata. C'è ben poco qua da. Questo Alberto penso che ormai è da. No, sarà lì ormai a
Esatto, no? Questo era mandare al creatore, cioè, insomma, fonderia. Ecco qua, adesso andiamo a vedere qua la traccia del leoncino, che è interessante anche questo, guardate un po', tracce, tracce di scenografia, guardate qua Alberto, guardate qua il treno. Ecco qua Alberto, siamo su un leoncino qua. È vero, un prima serie qua o no? Penso sia un seconda. Seconda perché è vero, le porte. È quello buono che ho io. Ah, ecco. E ha delle particolari, la mala calandra e così via, leggermente diverse, però siamo lì sempre con le porte contro vento. Esatto, infatti le porte io pensavo. E anche questo qui è arrivato in moto per pezzi di cambio. Quando è arrivato aveva anche il cassone, aveva tutto. Aveva il cassone. Adesso ormai quando l'ho spostato. Cassone te lo sei preso te? No, non c'era più. Ah, non c'era proprio più. Praticamente il legno era marcito tutto e il ferro, quel poco ferro che c'era, era andato via. Ecco qua. Però il telaio è perfetto. E anche questo qua meccanicamente ha tutto. Non garantisco niente sul funzionamento. Beh, certo, no. Ecco qua, Alberto cosa chiede? Chiede insomma di prendere almeno i soldi del, diciamo, di stare vecchio. Non ha queste ambizioni particolari di guadagni super, però insomma ferro vecchio insomma lo vuole prendere, ecco. Guardate un po'. Qualche traccia di ricambio. Quello che avevo io. Guardate qua, cambio al volante. Io quello che ho io. Saluto Matteo da Cantù, guarda Matteo. Attenzione, guardate qua, specchietto. Specchietto originale. Al vetro. Saluto Matteo appunto da Cantù. Matteo, che dici? Mi vieni a prendere? Salutiamo anche Luca, il contadino del Rovereto, che è questo momento. Okay. La mattina per farlo partire, perché era freddo, tiravi questo qua, c'era un arricchimento di gasolio nel fondo di emissione e lui partiva meglio. Ecco qua, abbiamo visto anche Alberto, dai, che è un personaggio. Quando andava, potevi tirarlo, finché diventava più bello. Alberto, te vieni ogni tanto a qualche raduno o no? Che non... Facevo una volta raduni con le macchine. Così. Ma non col camion, non ti ho mai visto, vero? No. Cazzo. Sarebbe ora, cioè i camion sì, li vieni una volta nella vita o no? Cos'è che hai di pezzi? Abbiamo detto leoncino, poi cos'è che hai di buono? C'è un 160, c'è un 300. 300? Pensa a te, che non si trovano più anche quelli. C'è un 42 buono. C'è 42N hai? Come ah, quello. Ecco, insomma, dai, vi ho fatto vedere qua, amici qua, insomma. Ho fatto vedere un po' il tutto, guardate qua. Dopo Alberto qua, insomma, da quello che ho capito deve fare pulizia e... è così, insomma, si fa pulizia. E come dico sempre, la corsa contro il tempo, proprio perché quando appunto ti viene imposta pulizia, giustamente qua magari il terreno serve a qualcuno, lo vuole pulito. Per cui certi arredamenti, come diciamo noi, che insomma a me piacciono lo stesso, cioè non dare un fastidio anche nel giardino, cioè, oppure in un campo così grande, però insomma sono calcolati forme di inquinamento. Comunque dai, qua Alberto ha detto che entro settembre deve fare pulizia, insomma vi ho fatto vedere anche la 500 là dietro, scenario pazzesco, guarda. Uno scenario, cavolo. Guardate un po', ragazzi, rifacciamo così velocemente il viaggio, insomma è un po' lungo il filmato, però insomma merita, ecco, diciamo che quando si fa filmati ai mezzi non sono di certo un po' come gli urbex vogliono avere l'esclusiva, però insomma è un peccato che poi si soffermano su pochi dettagli, ecco, insomma alle volte fanno dei ritrovi pazzeschi e chiaramente loro sono più interessati alla struttura, alla villa, alla casa, insomma, e dedicano meno
meno tempo al mezzo, ecco, mentre noi che siamo appassionati di mezzi storici ci piace vedere più il dettaglio. Ecco qua, vi ho fatto vedere, insomma, come ultima puntata vi ho fatto vedere, insomma, lo spettacolo qua di questi mezzi. Un po', questo è un po' così, come si dice, è un po', diciamo, il territorio alla Marvin qua, eh? Scenografie pazzesche, ecco qua, eh? Ambientazione da brivido. Spettacolo. Scusatemi tutte le mie chiacchiere, però insomma vi ho fatto vedere un po' tutto adesso, eh? Viva il Marvin Tour! Ringrazio qua Alberto di Avigliana e Gianluca che mi ha portato in giro in questi giorni. Insomma, abbiamo fatto due giorni veramente di caccia selvaggia. Saluto tutti gli appassionati del canale, tutti gli amici che seguono il Marvin Tour, ecco qua. E niente, faccio un appello a chi ha questi terreni, chi ha ancora questi mezzi, prima di ripulire, insomma, se potete chiamate il Marvin, insomma, che io metto da parte i ricordi. Ragazzi, ciao a tutti, viva il Marvin Tour, saluto Angelo Carucci e Antonio da Salerno, Vincenzo da Crispiano, Max e tutti quanti, Ciociaro, Belvedere, tutti quelli che commentano il video, Cesare Bisio, Giordano e via andare. Ciao a tutti. Ecco qua ragazzi, abbiamo avuto modo di conoscere Alberto, insomma un appassionato di mezzi storici. Alberto, due parole, cosa dici, insomma? Devi fare pulizia. È un mondo che, come diceva il ragazzo lì, va perdendosi. È importante che i giovani, ci sia, ecco, ancora qualcuno che abbia voglia di rompersi le scatole. Ecco. Tu Alberto, hai ancora energia per sistemare i mezzi o cosa dici? Non ho più tanta voglia, ah, diverso. Ecco. L'energia scarseggia anche un po' quella, perché ormai non ho più 20 anni neanch'io. Però insomma, la passione, la passione l'avresti, però poi chiaro. Mi aiuta tanto, tuo mi figlio. Sprona mio figlio. Dai, buono, dai. Per lui, un giorno verremo a vedere i tuoi mezzi, eh? Per lui sono disposto a tutto. Bravissimo, infatti. Va bene così. No, sono contento che almeno il figlio ha questa traccia, una traccia di passione c'è, almeno per i mezzi storici. Per le macchine almeno c'è, ecco. Ha fatto già cose grandi nella sua nostra. Buono, buono. Allora verremo a vedere, insomma, verremo a trovarti. Ecco qua, ringraziamo Alberto. Grazie Alberto per la tua disponibilità. E viva il Marvin Tour, eh. Grande Alberto.